Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargauro e bentornati per l'ottavo episodio di Rise of the Tomb Raider, che se non ricordo male eravamo rimasti dall'acropoli che dovevamo andare in cima su alla torre. Mi ero fermato dall'accampamento, avevo fatto un po' di power up e niente. Allora, dove dovevamo andare? Oh, c'è. Ah, la cosa da decifrare. Allora, dovevamo andare in cima alla torre che è là. Non tanto scendo, ci saranno 70 miliardi di nemici in giro. Gente che si spara e si ammazza. Tu non cadere. La vedo molto instabile, la vedo. Quando arrivarono nella valle, i nostri antichi. Ah, bene. Ma è una gioia proprio, eh. Con calma, non ti colete nessuno. Alla peggio ti sparano in testa. Fra Martino, campanaro, salta su. Salta! Ma va? Devi trovare una bolla papale. Un modo per attirare l'attenzione della Trinità. Me ne occupo io. Non c'è problema. Tranquilla, non preoccupare. Esplodere, boom, sono un coglione, boom. Ok, devo andare di qua, giusto? Cioè, ma l'esplosione ha fatto un buchetto così? Oh cazzo. Io ho preso te. Resti giù. Quanti sono? Cadono dalle fottute, escono dalle fottute pareti. Cioè, dire che il mitragliatore qua è veramente forte, non lo pensavo. Scusate. Apri! Attrezzo per il miglioramento? Non so cosa sia, ma va bene. Esplodo, devo saltare. Raccogliamo un pochino tutto in giro. Quanti sono? Madonna. Oh, non riesco a prendere mira, assurdo. Sei andato in aria qualcosa? Bastardo!
non so come l'ho presa, ma va bene. Jacob, direi che li abbiamo in pugno. Ultime parole famose. Tra poco gli elicotteri saranno a tiro. Sono qui. Cioè, l'hanno fatto esplodere con delle frecce. L'elicottero delle patatine. Ce l'abbiamo fatta. Lara, ci sei? La Trinità si sta riversando nella torre. Siamo intrappolati. Mio padre. Nelle catacombe. Merda, tenete duro, sto arrivando. Arriva Lara. Cos'era questo? Un campo. Abilità. Ok. Un po' di potenziamenti l'abbiamo fatto. Porca droga, porca. Dai, c'è pieno di nemici. Oh. Affacciati. In tempo. Vediamo questo, mi sento più sicuro. Ma cosa spari, coglione. Però nei piedi non c'ha il coso, vero? Qua c'è da prendere. Nient'altro? C'è tutto? Ok, qua c'è. Squadra 5, stiamo andando nelle catacombe. Ci servono rinforzi. Ricevuto, arriviamo. Perché non lanciamo qualche granata e la facciamo finita? No, potrebbe esserci la clava. Ha ragione, non rischiamo. Ma non si arrenderanno senza combattere. Ok, cerchiamo di aprire questa porta. Entreremo quando arrivano gli infanzi. Sono tantissimi, tipo. Provateci. Forza. Bastardi. Sono tantissimi. Wow. No, curati, 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 curati.
questo colo qua a mirare è un casino veramente. Quanti sono? Ma porca! Senti, è a tal punto. 70.000, ce n'era, non riuscivo a prenderlo. Jacob, se ne sono andati. Temo che la battaglia sia solo all'inizio. Ora puoi parlarmi di questo posto. Direi che te lo meriti. Vieni con me. Un tempo il nostro profeta portò la sorgente divina in questa valle. I miei avi costruirono Kitesh per proteggerla dal mondo. A che scopo? Che cos'è la sorgente divina, Jacob? È un manufatto a lungo dimenticato. Crediamo contenga un frammento dell'anima di Dio. La leggenda narra che chiunque vedesse la sorgente ottenesse l'immortalità. Neanche berla, vederla. Ma alcuni sono sempre stati attratti dal suo potere. La Trinità. Esatto. Vogliono espandere il loro potere sul mondo. Con la sorgente avrebbero soldati inarrestabili. Allora aiutami a trovarla, prima che lo facciano loro. Non è una tua responsabilità. E invece sì. Mio padre è morto per questo. Non puoi riempire il vuoto dentro di te, Lara. Puoi soltanto liberarlo. Giuro che la troverò. Con o senza di voi. Ci manca solo che con l'ultima battaglia mi tocca combattere contro i nativi. Aspetta. Sofia, lasciami andare. Devo fare tutto il possibile. Hai lottato per noi. Voglio aiutarti. Tu sai dov'è l'Atlante? Alla cattedrale, negli archivi sotterranei. Ma non ti seguiremo lì. Perché? Che cosa troverò? Ci sono gli altri. Gli immortali. Uccideranno chiunque si infiltri. Mio padre crede che fermeranno la Trinità. Non posso rischiare. Lo so. Prendi. Ti aiuterà a raggiungere la cattedrale. Sì, ma
Io volevo andarmi per tutte le munizioni che ho lasciato indietro, a dire la verità. Qua c'è qua. Cioè, 20. Queste non ne posso più fabbricare. Queste. Fucile. Ho rischiato di fare una cazzata assurda. Ok. Rampino? Figata! Cos'è quello? Ah, è la mappa. Vabbè, non mi interessa. Tanto non devo andare a fare il dungeon secondario. Sto subendo strada. Lancio rampino contro lo stato per un gesto urgenza distante. Morirò malissimo qua, stai a vedere. Oddio. Stavo per cadere di sotto come un pirla. Mamma mia. Mamma mia Lara, le emozioni che mi dai. La cagarella. Come sono caduto? Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Rampino sulle pareti, rampino fa presa anche sulle pareti di roccia. Ah. C'era il trucco. C'era il trucchetto. Stai andando alla cattedrale, troverai la Trinità ovunque. Lo so, ma non ho altra scelta. Un po' per questo. C'è da prendere altre cose, vediamo, una cosa veloce. Così tanta violenza. No, niente. C'era qualcosa. Non riuscivo a prenderla, qualsiasi cosa fosse. Ok. Qualche lingua impariamo, un po' di greco. Ragazzi. Oh cavolicchio. Però mi ha preoccupato quando ha detto degli immortali. Qualche zombie, roba varia, ci sarà. Salta. Scusa, c'è una batteria metallica. Ok. E mi chiedo cosa ci fanno queste cose. Cioè, le piglio, per carità. Cosa ci fanno? Un altro qua di greco. Parti per potenziare. Parti per potenziare. Cose per potenziare. Ah. Ok.
faccio qualcosa? No, non ce n'è effettivamente. Ah, la posso fabbricare, perfetto. Cosa c'è qua dentro? Cosa di buono, mi auguro. Componente per il fucile autoratore, 3 di 4. Vediamo la mappa. C'è la porta. Stai bene, per fortuna. Abbiamo messo in salvo la maggior parte dei feriti. Alcuni di noi pure la notte stanno organizzando la. Aha. Se pensi di tornare a prima. Lì c'era qualcosa. Cos'era? Ho visto muoversi qualcosa laggiù. Boh, spero niente. Salve. Salve. Dove devo andare? Devo andare di qua, giusto? È sempre in acqua. Non si piglia. C'è gente. Stavano guardando e ho dovuto consegnarlo vivo. Piano, ce n'era ancora uno tutto con l'armatura, mi pare. Che cattiveria! Rissa da bar. Ti prendiamo tutto che sono senza munizioni, tipo sono povero. Non si tratta di armi nucleari. Non so perché.
può fare tutto il giro dell'ambaradam. Mercenari possono rastrellare quest'area. Noi dobbiamo tornare al campo. Sono tantissimi. Lascia che finiscano loro. Roger, tutto a posto. D'accordo. Quanti cazzo sono? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ma vanno tutti in... Occhio ai cespugli. Oh! Ho beccato tantissimo! A morire? Affacciati! Coglione! Preparati a morire! Però sono andasse peggio, onestamente. Cioè, mi trae il troppo forte, dai, cioè. Certo che si perde un'infinità di tempo a depredare la roba in giro, però minchia serve. Cioè, prova. Non ci vado. Sento voci. Ah, qua c'era un cosa da far esplodere. Che non ascolteremo. Le guardie sono arrivate di notte. Quanti altri miliardi ce ne saranno qua? Devo andare là. Devo andare là. Perfetto. La decisione non dipende da me, ma metterà una buona parola per entrambi. Poi ci sarà una specie di cerimonia di iniziazione. È tutto qui quello che può fare. Senti, alcuni di questi uomini hanno lavorato anni prima che la Trinità gli concedesse una promozione. Devi avere pazienza, non è solo una questione di rendimento. Tipo cosa? C'è una specie di giuramento e poi la cerimonia. Ha detto che presto lo scopriremo.
chi sono. Vorrei essere Snake in questo momento. O Tenchu. È un gran bello spot, non mi vede nessuno. Bersaglio localizzato. Cosa? Guarda che mi stanno sparando. Sparo addosso, sì. Midi funziona sempre. Dov'è l'ultimo? Meno male che è storto come non so cosa anche lui. Ancora? Pure che ce ne siano ancora. Contro raccogli munizioni. Sì, c'è ancora qualcuno. Insomma, la musichetta sarebbe già finita a quest'ora. Non so dove sia, però, onestamente. Solo io e te, dove sei? Quanti erano? Questo? Com'è morto? Ok. Devo andare avanti adesso. Perfetto.
che era Anna che stava morendo. Conta giusta a sto punto. Dove devo andare? Lassù. Ah, qua c'è un campo. Abilità. Ok, potenziamenti fatti. Ora andare avanti. Penso che per giunta tra un po' chiuderò anche qua l'episodio, che se no viene troppo lungo ogni volta. Cos'è? Che cazzo è? Un puma? Ma vaffanculo! Che cazzo è? Madonna! Ma fa con culo, ci mancava ogni puma! Si piace, c'era un cadavere qua, non immaginarselo. Quanti colpi mi ha costato ucciderlo quell'affare? Infiniti! Sofia, sono quasi arrivata alla cattedrale. Puoi dirmi qualcosa che mi aiuti a trovare l'Atlante? Solo storie che ci hanno raccontato gli anziani. Noi non ci entriamo più da tempo. So che c'erano degli archivi sotto, a cui si poteva accedere tramite le gallerie dalla sala principale. Non so altro. Allora andrò lì. Fa attenzione. Gli uomini della Trinità sono già dentro e ne stanno arrivando altri. Occhi aperti. Abbiamo perso i contatti con la squadra che stava rastrellando la parte inferiore della valle. Li vedete? Negativo. Possibili nemici? Potrebbero essere solo delle interferenze radio. Ma Costantino non vuole rischi. Ciao. Sì, ma... Vabbè. Volevo prendere la roba. Grande rampino. Abbiamo sentito dell'arrivo del profeta a Costantinopoli. Sto la pioggia, no? Dove devo andare? Qua mi faccio malissimo, vero? Ok, mi sento molto perso. Cosa devo fare? Stato in pieno la corsa. Ma perché hai rotolato, brutta stupida che non sei altro?
ucciso. Cadere, Lara. Tu avete ucciso? Però il tizio non sente niente, eh? Non sente toc 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 toc. Ok, qua dove devo andare adesso? È esploso qualcosa. Qua c'è qualcuno? Mosh mosh. Ok, sono nella cattedrale. Li ho ammazzati tutti. Radio Odyssey. Sembrano solo sparire. Procedete senza di lui. Questo non fa parte del protocollo della missione, signor. Introduce il potere. Potete raggiungere l'obiettivo senza di loro? Signore, non credo che siamo solo qui sotto. Mi serve il supporto tattico. Dove devo andare? Siamo già troppo pochi in questa parte. Se credi che mi seguano, forse è meglio che vi diate una mossa. Tu potevi avere delle braccia, Lara, che è buono. Altro che bodybuilder. Gnic gnic. La luce, non ci credo. Deve essere là sotto. Quanti? Nasconditi! Nasconditi! Uccidermi, Nermi, sarebbe troppo anche per te, Lara. Invece no. D'altronde, so perché non hai ancora premuto il grilletto. Sparami e i miei uomini ti uccideranno in pochi secondi. È l'unica cosa che sanno fare meglio di te. Sta zitta, Ana. Non ti muovere! Non puoi scappare! Uccidetela! Ora! Pazza, si uccide con sei altri. Thank you.
pensa alla mia offerta, Lara. Prima che sia troppo tardi. Ma sto per ammazzare. Era già tardi quando hai tradito la mia famiglia. Troverò l'Atlante, Anna. I miei uomini muoiono come mosche là sotto, Lara. Se loro non lo trovano, neanche tu ci riuscirai. Vai all'inferno! Che cosa c'è là sotto? Sta arrivando la Croft. Uccidetela e portatemi quel dannato Atlante! Spezzoso. Ok. Ok, abbiamo fatto parecchia strada. Figlio giusto sto registratore che... Lara continua a crearci infatti difficoltà. Ok. Basta. Ok, dai. Direi che è stato un episodio abbastanza lungo, ricco d'azione. In realtà devo tagliarmi un pezzo perché sono morto come un coglione. E niente. Per il resto direi che ci vediamo domani per la nona parte. Sì, per la nona parte. E non so onestamente quanto ci sia verso la fine. In caso la fine sia abbastanza vicina, magari potrò fare una tirata unica e verrà un episodio un pochettino più lungo. Beh, detto ciò, ci vediamo domani ragazzi e bella a tutti. Ciao ciao.